penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. La terra è qualcosa che il nostro corpo, la nostra mente vive in maniera quasi come se fosse una magia, con la stessa meraviglia del bimbo. Nel blu dipinto di blu è indispensabile, quasi forse uno dei lavori più importanti che faccio, quelli di ispirare questi bambini, di parlare con loro per mettere la scintilla di un sogno, il sogno del volo spaziale, dell'astronautica, ma non solo, della scienza, dell'ingegneria, della tecnologia. La musica dolce suonava soltanto per me. Serve semplicemente una cosa, il sogno, la meraviglia, a instillare ancora questo sentimento, il fascino dell'esplorazione, il fascino di guardare un orizzonte e immaginare cosa ci sia dietro e cercare di superarlo, perché superato un orizzonte ce ne sarà sempre un altro ancora più lontano da superare, è la nostra natura di essere umani.